Ciao ragazze e ragazze. Allora, oggi ho fatto un trucco super veloce. Stamattina prima di uscire per accompagnare mia figlia, che è stra raffreddata, ho fatto un trucco super veloce con questo. Scusate che non mi ricordavo di farvelo vedere. Allora, è questo. Con la palette di Tarte, quella che sapete che io ormai sono affezionata, con questa qua dei blush ho applicato un po' di terra qua e questo illuminante qua, idem. Bene, però io volevo applicare un qualcosa, ma poi come blush, ho anche messo questo un pochino sotto questo con le dita e sopra quello che vi ho mostrato prima. Allora, solo che io volevo fare una cosina un po' più, prendere da questa palettina di Too Faced che vi ho già mostrato, che è stra comoda e bella. Un piccolo, diciamo, un piccolo, come dire, ritocco. Ve lo mostro subito. Volevo applicare un pochino questo scuro, no? Poco poco, in modo da dare un po' di prolungamento allo sguardo, all'occhio. Poi ho messo l'eyeliner, non ho messo matita, cioè nell'occhio sì, l'ho messa, ma voglio dire, poi qui ho applicato l'eyeliner. Vedete che dà più un allungamento. Poi ho portato anche questo di MAC, questo che assomiglia, sembra uguale. Ma non è a quello di una rosata, è per questo che ho preso questo, perché è più sull'arancio, sul mattone. Mi applico poco qua e qua, poi vado a sfumarlo col pennellino, più che sfumare lo tampono un po' perché non lo voglio molto spostato da dove l'ho applicato. Vedete come brilla? Sono ottime. Non so se ci sono in offerta o da Douglas, da qualche parte. Non lo so se sono in offerta quelli di MAC. In teoria MAC dovrebbe fare anche lei il 40% di sconto, però non saprei dirvi. Un pochino prenderei di questo qui. Me lo ricordate che ho i tre di questo brand. Erano in offerta, le ho prese al volo perché solo uno costava, beh, uno grande, diciamo, costava come i tre piccoli, che poi non è necessario averne uno gigante. Tre un po' diversi uno dall'altro, sono decisamente più carini. E va bene, prendo anche l'altro. Poi c'è quello con i glitter un po' più grossi, se vi ricordate. Voglio applicare qua. Questo qui è più uniforme. Un pochino qui. Allora, vediamo un po'. Però a me piace anche sull'arancio un qualcosa. E qui. Non
volevo applicare un po' anche di ancora di questo. L'ho messo sul rosa, lo so, ma sono glitter. Prendo un pochino di questo che è salmone. Me lo tampono qua. Guardate che subito come dà questo effetto meraviglioso. È troppo bello. Visto il video di Osservatrice Scaltra, che anche a lei piace la palette di Tarte, una delle tante, perché ne ha veramente tante. Sotto ho applicato, è vero, non ve l'ho detto, questa matita di Astra che vi avevo mostrato già. Aspettate, che è la 67. Che è un bellissimo pennarello, matitone applicato qua, dà una luce molto carino, cioè un colore diverso dai soliti, mi pare. Dà un po' di risalto al make up. Comunque a me questo rosa mi piace tantissimo. Quest'oggi però volevo un po' un arancio. Il rossetto in questione è il 633 di L'Oreal. Aspettate che forse riuscite a vederlo. Ed è questo colore che ho applicato. Sono bellissimi sia di packaging che il prodotto, che è fondamentale, è molto corposo e durano abbastanza, dà un'eleganza. La matita ho messo quella di Huda, la terracotta. Non ho messo il correttore e si vede. Così vado a prendere il mio pennellino e lo sfumo. Poi prendo un pochino con le dita ancora di questo prodotto di Kiko, che è la palette numero 02. Mi è caduto il correttore. Ecco qua. Prendo un pochino di questo più caramellato, tra virgolette, e lo porto così, da fare una sorta di contouring, se vogliamo dire. E applico qua questo, qua. E un po' qua. Vedete come colora subito? Poi prendo un pochino, ma proprio poco, di questa terra e tampono qua. Sapete di cosa sa? Di Monoi. Adesso mi è venuto in mente la profumazione. È uguale a quella di Fischio, quella marca lì molto carina. Stesso Monoil, buono, mare, estate. E vabbè, viaggiamo di fantasia, almeno io. Poi
l'illuminante, volevo prendere questo invece di Charlotte Tilbury o Charlotte o Carlotta, molto molto carino, ve l'ho già mostrato, quello sul rosa. Lo applico con le dita. Ecco fatto. Che bello questo praticamente è un blush luminoso. Sono belli tutti, direi che li amo tutti quanti. Cosa devo dirvi? E anche la palettina e l'ombrettino di Marc. Nulla, vi mando un bacione, ci vediamo.